Attenzione perché la nuova normativa sull'omicidio stradale rischia di diventare un pasticcio all'italiana, una legge che contiene già in sé i germi per essere inefficace o difficilmente applicabile. È emerso dal convegno promosso dalla Procura, dalla Prefettura e dall'Ordine degli Avvocati di Lucca e che ha visto gremita la sala a demollo di Palazzo Ducale. La nuova legge, approvata lo scorso anno, mira ad impedire sconti di pena ai responsabili delle morti sulla strada, con condanne che variano da 2 a 7 anni, ma che possono raggiungere i 12 anni se il guidatore è in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti. Ma il giudice del Tribunale di Roma Costantino De Robbio e il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo hanno messo in luce contraddizioni e paradossi delle nuove regole. In particolare nella legge si dice che la pena può essere addirittura dimezzata se il fatto è avvenuto non per esclusiva responsabilità del conducente. Per il procuratore Creazzo questo apre la porta ad infinite possibilità di opposizione da parte dell'imputato, che può chiamare in causa le buche sulla strada, un cordolo fatto male o cose simili. Anche perché, ha detto Creazzo, la legge non stabilisce percentuali di responsabilità. Quindi, anche se si è responsabili al 99%, basta dimostrare che per l'1% l'incidente non dipende dal conducente per accedere alla possibilità del dimezzamento della pena. Ma questa normativa lascia spazi a difficoltà interpretative e applicative soprattutto notevoli. Prevede pene molto, molto dure, ma darà la stura ad un contenzioso notevole per l'acquisizione dell'attenuante che riesce a dimezzare, fino a diminuire queste pene fino alla metà, se riconosciuta. Presenta aspetti questa legge certamente positivi dal punto di vista della maggior repressione delle infrazioni stradali, ma non tutte le condotte gravi alla guida di veicoli a motore sono ugualmente represse, ugualmente punite. Anche questo ha suscitato perplessità. Insomma, per chi la critica, una legge forse non proprio perfetta, che se non modificata rischia di avere molto meno effetti positivi di quelli sperati.